maldito cabaret, donde pasé los años de mi vida. Allí me enamoré, no sé cómo y por qué, de una perdida. Arrivo a Caracas nel pomeriggio. Sono entrato in Venezuela da turista e lavoro da invisibile, di nascosto, perché il governo Maduro non vuole che i giornalisti, specialmente quelli stranieri, raccontino la drammatica situazione del paese e quindi ostacola con ogni mezzo il nostro lavoro. Però che puedo hacer si yo la quiero? Listo. Il mio apista ha fretta, fra poco scatta l'ora zero e col buio dopo le 5 ben pochi escono di casa. La delinquenza dilaga, a ogni angolo della strada gente che fruga nella spazzatura in cerca di cibo. Un'assurdità se si pensa che il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio del mondo. Oltre i 2/3 della popolazione mangia una volta al giorno, quando mangia. I supermercati sono vuoti e quando arriva qualcosa non ci sono i soldi per comprarlo. I prezzi sono esorbitanti, file ovunque, farmacie, supermercati, sportelli automatici delle banche. Danno al massimo 5.000 bolivares. Un caffè in uno dei pochi bar ancora attivi ne costa 10.000. L'economia è paralizzata, i negozi chiudono. Spesso il contante finisce e lo sportello bancario si blocca. La borsa nera, favorita dal controllo dei cambi e dei prezzi, è incontenibile. La corruzione è ormai la regola. Maldito cabaret, donde pasé los años de mi vida. Allí me enamoré, no sé cómo y por qué, de una perdida. Impressionanti i dati forniti dalla Caritas. Secondo i parametri internazionali, il Venezuela è in emergenza umanitaria perché oltre il 15% dei bambini poveri da 0 a 7 anni sono a rischio di vita per denutrizione gravissima, circa 180.000 l'anno prossimo, secondo le stime più prudenti. Sì, io la chiedo. Caritas quest'anno ne ha salvati 2.000, quindi l'aiuto internazionale umanitario funziona. Ne parliamo con Susanna Raffalli di Caritas Venezuela, che ha coordinato un programma di aiuto alla popolazione nelle parrocchie più povere del paese. Lei è la coordinatrice di un rapporto Caritas di grande impatto, che ha causato grande emozione in tutto il mondo per la crisi umanitaria che dilaga in Venezuela a danno soprattutto dei bambini, che rischiano veramente in un gran numero la morte per denutrizione. Ci spiega un attimo questi dati. È difficile stabilire il numero di morti per denutrizione, perché la gente muore per altre cause e molti bambini stanno morendo a casa. Non hanno abbastanza soldi per ricoverarsi in clinica e quelli che ci vanno muoiono lo stesso, perché una volta lì non ci sono alimenti negli ospedali. Vedi per strada i rivenditori di alimenti per bambini, perché è nato un mercato nero. Vedi i rivenditori di medicine al mercato nero. Che migliore espressione di uno Stato fallito, di quello che consente un mercato nero di medicine e di alimenti. Questo è gravissimo. Tuttavia sappiamo che in Venezuela ci sono 5 milioni di bambini minori di 5 anni. Alla Caritas risulta che devono stare in situazione di denutrizione gravissima, attualmente tra i 180.000 o 200.000 bambini. Di questi, che siano in altissimo rischio di morire nel prossimo anno, potrebbero essere 80.000. E questo non è esorbitante se consideriamo che solo nel 2016 in Venezuela sono morti 11.400 bambini nel loro primo anno di vita. Queste cifre sfuggirono al ministro della Salute e la destituirono il giorno dopo. E poi sono morte il 65% di madri in più dal 2015 al 2016 per cause collegate al parto. Se si fosse trattato di qualsiasi altro paese al mondo, questo avrebbe suscitato un enorme clamore, un allarme internazionale degli altri stati, di agenzie umanitarie che possono agire. Non comprendiamo perché non è stato così. Credo che deve essere a causa della reputazione che abbiamo avuto di paese ricco, di Venezuela Saudita, e non si è capito che questa ricchezza non è stata investita con profitto. Perché mande, mande, chi mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente,
Esto dejó de ser una crisis. Questa cessò di essere una crisi alimentare e di salute, per essere una crisi umanitaria, perché sta morendo gente, stanno morendo persone vulnerabili, a una scala molto maggiore di quello che è ammissibile, anche dal punto di vista dei marcatori umanitari internazionali. Noi stimiamo che dal punto di vista dell'infanzia devono stare in questa situazione 200.000 bambini in Venezuela, in situazione di alto rischio di morire. Però in una situazione di sofferenza umana estrema, moltissimi di più, almeno 7 di ogni 10 bambini. Umano extremo, muchísimo más. Almeno 7 de cada 10 niños. Que ya me rasca, que ya me rasca, pero con nada deja de picar. Apure Juana, traiga un remedio, que esta rastilla me va a curar. Andiamo ad Antímano, quartiere poverissimo di Caracas, a casa di Isabel. 65 anni, ex cameriera, vive in queste due stanze con altre 10 persone di famiglia. Con lei vi sono il figlio, disoccupato, la figlia, che si arrangia con piccoli lavoretti, e i nipoti. Isabel non ha neanche la pensione. Ha consegnato da tanti anni i documenti, ma non gliela danno. E lei, amareggiata, non si spiega perché. Non hanno alcun reddito e sopravvivono grazie agli aiuti dello Stato, alla borsa cosiddetta CLAP. Dovrebbe arrivare ogni 20 giorni, ma non la ricevono da 2 mesi. Com'è la sua vita quotidiana, ogni giorno? La mia vita quotidiana è lottare. Non abbiamo da mangiare perché non se ne trova. Aspettiamo l'aiuto della borsetta di cibo, il CLAP, e neanche arriva. Ormai da 2 mesi non riceviamo nessun sussidio alimentare. Non si trova il latte, non si trova niente per dare sostegno a questi bambini. Ci sono tanti bambini che a volte vanno a dormire. I genitori li mettono a dormire digiuni perché non hanno niente da dargli. C'è tantissima denutrizione in Venezuela. I bambini sono quelli che stanno pagando questa situazione del paese. Non si capisce perché con un Venezuela così ricco stiamo vivendo tanta miseria. Che idea tiene? Che cosa ti piacerebbe fare? Da una settimana ho fatto domanda all'università per studiare criminalistica. Devo aspettare perché le cose qui sono un po' complicate. Ogni cosa è per raccomandazione. Bisogna essere conosciuti da qualcuno della guardia o della polizia. Pupiliao, questa è la parola che è aiutato per una persona che sia polizia. La sua scelta è una reazione positiva all'ambiente dove vive. Il suo è un quartiere malfamato. La delinquenza in Venezuela è incontenibile. 30.000 omicidi nel 2016, migliaia di sequestri di persona, saccheggi di fabbriche, negozi, rapine, furti. Andiamo a casa di una vicina, Ana, vedova. Pensano che sia fortunata perché ha una pensione di 175.000 bolivar al mese, circa 2 euro. I problemi principali che avete qui. Parlando sinceramente, tutti. Qui non ci sono principali. Qui ci sono tutti i problemi. Qui ci sono tante cose che non funzionano. Quindi il cibo, sono problemi. L'acqua, il gas, la spazzatura, tutto. Durante i primi anni del governo di Chavez si fece un grande sforzo per diminuire la povertà, però si investì in missioni sociali che non generarono capitale umano. Generarono uno Stato che ti dà tutto, però non ti dà la possibilità di mantenerlo. No te cae la capacidad de que lo tengas. Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra, cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dice que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Gli sforzi dei governi di Hugo Chavez dal 99 alla sua morte nel 2013 si concentrarono a diminuire la povertà, aiutato dalla più importante risalita dei prezzi del petrolio che si ricordi, e il comandante dirottò buona parte degli investimenti statali sulle cosiddette missiones, campagne sociali di sostegno ai bisognosi.
Mission Vivienda per costruire ed assegnare ai più poveri case decenti e poi aiuti alle ragazze madri, aiuti alle famiglie con invalidi a carico, un vasto panorama di sussidi che, associato all'indubbio carisma di Hugo Chavez, garantirono ai suoi governi un consenso diffuso e significativo, anche se circa il 40% del paese era contrario a lui e alla sua politica. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Per molti oppositori, quegli anni di bonanza petrolera furono usati da Hugo Chavez solo per consolidare il suo autoritarismo militarista, col proposito e azioni antidemocratiche, preparando così l'attuale disastro. Che fece Hugo Chavez quando arrivò? Distrusse i mezzi di produzione in Venezuela, distrusse le imprese piccole, medie e grandi, le industrie piccole, medie e grandi, i commerci, i fornitori, distrusse la produzione agricola, più di 114.000 ettari di terra ora improduttiva, per avere il monopolio degli alimenti e importarli. Il Venezuela non produce neanche una vite, il Venezuela produce solo qualche patata, pochi alimenti della terra. Queste importazioni, l'affare delle importazioni, lo hanno i militari venezuelani, distribuito tra il riso, la pasta, hanno l'arco minero dell'Orinoco, hanno tutto quello che è protezione delle frontiere, hanno banche. Per questo non mi piace chiamarli militari, perché quando facciamo gli studi comparati sui militari in America Latina o in Europa o negli Stati Uniti, scopriamo che non fanno assolutamente niente di quello che fanno i militari qui in Venezuela. No, nel poder de un imperio. La tarea principal de este momento de la historia es la independencia económica. Il sistema venezuelano sanitario è allo sfascio. C'è un ritorno di malattie infettive un tempo debellate. Gli ospedali non funzionano. La gente è disperata. Che cosa sta succedendo? Abbiamo una disarticolazione di tutto il sistema di salute in Venezuela. Questo si manifesta in vari modi. Da una parte c'è una recrudescenza di malattie che erano controllate, per esempio la malaria, così come vecchie infermità che pure erano controllate, come morbillo e difterite. Nel caso di morbillo e difterite, possono essere completamente controllate col vaccino. E il fatto che abbiamo di nuovo, dopo 30 anni, tante malattie, significa che non è stata fatta la campagna di vaccinazioni come si doveva. Questo è un grafico con la quantità di casi di malaria negli ultimi 40 anni. Il Venezuela era arrivato ad avere da 1.000 a 2.000 casi. L'anno scorso siamo arrivati a 240.000 casi in un anno e quest'anno ci aspettiamo 600.000 casi. Aumenta del doppio ogni anno. È una malattia sociale indice di povertà, di mancanza di controllo dello Stato sulla politica sanitaria. Per gli altri marcatori della salute lo si vede chiaramente. Mortalità materna è l'indice sanitario più importante del mondo, quello standard, in tutto il mondo. La mortalità materna, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, è aumentata dal 2015 al 2016 del 65%, il numero di madri morte. Se vediamo la mortalità infantile, probabilmente il secondo indice mondiale, è aumentata del 25% in un anno, così come è aumentata la mortalità materna. Se vediamo tutti gli altri indici, mortalità per cancro, cardiovascolare, per ipertensione, per infarto, ogni indice di salute che verifichi, compresa la denutrizione, peggiora. E c'è una sola spiegazione, che infermità diverse con cause differenti peggiorino tutte insieme. Il sistema sanitario non funziona, perché il governo ha una visione della sanità pubblica per cui la gente non riesce a soddisfare le sue esigenze. Il sistema di salute che fa sì che la gente non possa cumplir sus necesidades con il sistema di salute. Una rosa tembló quando tu corazón por siempre dijo adiós. Que ante la tarde gris deshojo mi canción con un llanto de amor.
melancolia cruel, yo solo sé cantar mi cariño de ayer. La gente è disperata, glielo leggi in viso. Secondo il rapporto Encovi sulle condizioni di vita, a cura delle più prestigiose organizzazioni venezuelane riconosciute a livello internazionale, la scarsità alimentare sfiora l'80%, come quella di medicinali. Il paese è in iperinflazione, con un tasso che supera abbondantemente il 1000%. La crisi economica, il profondo disagio sociale è la causa, la ragione vera delle massicce proteste popolari che da oltre 2 anni agitano il paese, represse dal regime di Maduro con ferocia e cinismo. Nell'ultima ondata di manifestazioni, da aprile a luglio di quest'anno, sono morte, secondo l'opposizione, 157 persone. Secondo i dati ufficiali della Fiscal General della Repubblica, Luisa Ortega Diaz, 121 al 5 luglio. Dopodiché la violenza repressiva si è accresciuta fino al 30 luglio. Fatidica data in cui, con un vero e proprio golpe istituzionale, il governo Maduro ha instaurato l'Assemblea Nazionale Costituente, violando le procedure costituzionali, ma il primo atto della nuova assemblea è stato di rimuovere la Ortega, sostituendola con un funzionario di provata fede madurista, Tarek William Saab, anche lui tra i sanzionati dal Dipartimento di Stato americano per violazione dei diritti umani e corruzione. Ne parliamo con Alfredo Romero, avvocato, presidente del Foro Penal Venezolano. Guida un gruppo di circa 200 avvocati, attivisti per i diritti umani, che difendono gratuitamente i prigionieri politici. È importante perlomeno analizzare il periodo di Chavez e quello di Maduro per avere un'idea dell'incremento. Con questo non voglio dire che con Chavez non c'erano violazioni dei diritti umani e c'erano anche i prigionieri politici. Però quando arriva Maduro al potere c'erano 11 prigionieri politici. 11. E nel 2014, il primo anno di potere, erano saliti a 300. È importante comprendere che quando parlo di prigionieri politici non includo i detenuti politici. Sono prigionieri formalmente per un mandato di cattura giudiziario imposto dal governo. La maggior quantità di arresti nell'epoca di Chavez furono nel 2007, 251 arresti. Le persone vennero liberate entro 2 giorni e non restò nessuno in prigione. Nel governo di Maduro, da gennaio 2014 fino ad ora, ci sono state 11.903 detenzioni per motivi politici. Detenzioni con fine politico. Quale obiettivo il regime vuole raggiungere con tutte queste detenzioni politiche, con le torture, con una repressione così ampia e generalizzata? Bisogna analizzare la repressione facendo un'analisi dei costi e dei benefici politici. L'obiettivo del governo è l'intimidazione, l'esclusione da un altro punto di vista e la propaganda. L'esclusione del leader politico quando vogliono estrometterlo dalla competizione elettorale. L'intimidazione dello studente, del militare, del giudice che si mettono in prigione perché non svolgano attività contrarie al governo. E propaganda perché il governo si vittimizza e afferma che i manifestanti sono terroristi. 11.900 persone che sono entrate e uscite dal carcere hanno un effetto intimidatorio molto importante. Il 15% degli arrestati è stato torturato. Tutte le persone che hanno sido detenute hanno sido torturate o sometite a tratti crueli e inumani. Donde yo le hago un llamado a los dirigentes políticos de la derecha. ¿Hasta dónde van a llevar la violencia y la intolerancia? ¿Cuándo van a salir a retirar a estos grupos violentos de los focos fascistas y guarimberos que atacan familias? ¿Hasta cuándo la intolerancia del odio? Venezuela no quiere más odio, Venezuela no quiere más guarimba, Venezuela quiere paz, tolerancia, amor, convivencia. Efran Ortega, 45 anni, è uscito di prigione il 6 ottobre scorso. Lei è stato detenuto per 3 anni e 2 mesi per reati politici. Ha subito un'incarcerazione terrificante,
arbitraria, torture, ci racconta come ha vissuto questi 3 anni e 2 mesi da detenuto nelle carceri penali venezuelane. Dal momento in cui mi apresarono il 24 luglio. Da quando venne arrestato il 24 luglio 2014, ricevetti numerose torture da parte di agenti di polizia, specie negli interrogatori. Torture fisiche. Mi facevano sedere, mi legavano le mani dietro i fianchi e cominciavano a tirarmi su per le braccia. Io pesavo allora circa 126 kg. Entravano delle persone nella stanza e mi sollevavano. Questo era un primo mezzo di tortura. Il commissario della divisione antiterrorismo aveva dato l'ordine che mi fossero coperti gli occhi. Poi mi avvolgevano con dei cartoni tutte le parti del corpo, le mani, le braccia, le gambe, l'addome, e cominciavano a colpirmi con dei bastoni su tutto il corpo. Coi cartoni non lasciavano troppe chimosi. È un altro aspetto della tortura. E colpivano anche la testa. Poi mi mettevano una borsa di plastica intorno al capo e spruzzavano dentro come uno di quegli spray al peperoncino che si spruzzano negli occhi, in modo da soffocarmi. Un'altra tortura era quella con l'elettricità. Ricevevo scariche elettriche sulla nuca e dietro la schiena, all'altezza dei reni. Erano 9 ore di tortura, dall'1 del pomeriggio alle 10 della notte. Hasta la casi 10 della notte, más o meno. Iban in búsqueda de mi esposo Omar Lare. Sono venuti in 200, armati, per catturare mio marito, Omar Lares, sindaco in funzione, perché non è stato destituito. Lo accusavano di aiutare le persone che stavano manifestando. Non lo trovarono e allora arrestarono mio figlio. Com'è la situazione di suo figlio adesso? Che succede? Da ieri sono 3 mesi che è detenuto. Lui è anche cittadino colombiano e tramite la cancelleria colombiana sono riuscita a vederlo 3 volte. L'ultima ieri. E da madre sono rimasta molto preoccupata. Quedé como madre muy preocupada porque pues perché sono entrata e non ha voluto abbracciarmi né baciarmi. Come dicevo, il problema non è entrare e abbracciarlo y abrazarlo, sino ma è il vuoto che gli lascio dopo. Era un bambino molto attivo, molto vivace, ma mai cattivo. Non mi ha dato mai problemi. Andiamo a Guarenas, dalla madre di Neo Marlander, ucciso a 17 anni a Caracas mentre manifestava il 7 giugno scorso. Siamo nell'area Ciudad Belén, ex feudo chavista, presidiato dai collettivos, i paramilitari del regime. Zugema, 36 anni, è donna di grande coraggio, che ha deciso, nonostante le minacce dei collettivi, di continuare la battaglia civile del figlio. Penso che l'organizzazione delle proteste in strada non era adeguata, perché ci confrontavamo con un mostro troppo grande. Non eravamo affatto allo stesso livello. C'erano bombe lacrimogene contro pietre, scudi antisommossa contro scudi di cartone o di stoffa. La lotta era poco equilibrata e la repressione era brutale e molta gente retrocedeva. Se fossimo andati tutti insieme avanti nella lotta, senza lasciare i ragazzi della resistenza soli a fronteggiare la Guardia Nazionale, credo che avremmo raggiunto l'obiettivo. Perché davvero le dimostrazioni, i cortei erano massicci. Però a fronte di tantissima gente la repressione era durissima. Io penso che ora, per scendere in strada, ci vuole un'esplosione sociale.
c'è molta intimidazione da parte del governo, continue minacce, molta gente in prigione. Arrestata per aver lanciato una pietra o solo per aver aiutato, aver collaborato pacificamente coi ragazzi della resistenza. Tu volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. L'Assemblea Nazionale Costituente, un superpotere autoproclamato dal governo ignorando le procedure della Costituzione del 99, la Costituzione di Chavez. Doveva essere indetto un referendum in cui tutto il corpo elettorale, il cosiddetto sovrano, avrebbe dovuto votare sì o no all'Assemblea Costituente e al suo progetto di riforma costituzionale di stampo autoritario. Invece Maduro, con l'avallo del CNE, il Consiglio Nazionale Elettorale, allineato alla svolta caudillista, ha indetto direttamente le elezioni per questo superpotere, senza alcun referendum. Elezioni poi di secondo livello. Si votava per corporazioni in pratica. L'opposizione non partecipò al voto, invocando la Costituzione, e non riconosce l'Assemblea Costituente, formata solo da gente del governo, e concepita per cancellare completamente ogni funzione della legittima Assemblea Nazionale, il Parlamento unicamerale venezuelano, in cui l'opposizione, con una straordinaria vittoria politica, conquistò i 2/3 dei seggi, 112 su 164, nelle elezioni del 6 dicembre 2015. Una realtà che il governo Maduro non ha mai accettato. E poiché di fatto in Venezuela non esiste la separazione dei poteri, il governo ha privato delle sue funzioni il Parlamento con il supporto del Tribunal Supremo di Giustizia, un organismo rinnovato illegalmente dal Parlamento scaduto durante le festività natalizie del 2015. Il 15 ottobre scorso, poi, nelle elezioni regionali, le pratiche fraudolente del regime si sono moltiplicate, come racconta Alfredo D'Ambrosio, direttore della Camera di Commercio venezuelana italiana. Primo posto andare a votare? No, deve andare su da un secondo posto. Ho dovuto fare 140 scaloni a piedi, no? In un posto poi che, beh, io non gli do molta importanza, però che altra gente magari non entrava perché era in mezzo a un barrio un po' pericoloso, eccetera. Arrivo su e mi dicono no, non è qui, deve andare all'autostrada a 20 km di distanza, in una scuola che sta, da lì stava a 10 km d'andata, ho dovuto fare il giro in U, tornare indietro, arrivato lì c'era il posto dove io potevo votare. E poi c'erano due file, quelli che votavano lì e quelli che venivano dove venivo io, che ci tenevano in uno stanzino tutti stretti e poi di fronte con una casa del PSUV, eccetera. Quindi mi immagino, beh, già ci sono tutte le prove di questo qua, che di queste persone che votavano lì, votano normalmente 17.000 persone e invece sono andate a votare lì solamente 7.000. 10.000 voti persi per creare questo meccanismo di spostare i seggi elettorali all'ultimo momento, due giorni prima delle elezioni. No? In queste cose sono veramente i geni del male. No? Poi c'è il fatto che si votava col carnet della patria e 1.600.000 voti non hanno riferimento con delle sedole di identità. Ah, ci sono le prove, ci sono lo stesso nome che ha 8-10 voti e che poi vota in posti differenti. In queste ultime elezioni non hanno chiesto di bagnarti il dito e quindi nell'inchiostro, sì. E quindi la gente va e vota 7-8 volte, no? E poi non hanno lasciato neppure i testimoni elettorali. Cioè il 30% nei seggi elettorali hanno tolto in forma o violenta, non so come, i testimoni dell'opposizione. Questa canzone è dedicata a tanti títeres, cuyos quinteres e musica che il culo mueva, aunque sus mentes se encuentren en sillas de ruedas, razón que hará que no puedan entender lo que recitan. Per contrastare la violenta svolta autoritaria e repressiva di Maduro, l'opposizione, dopo 3 mesi di proteste, ha indetto il 15 luglio un referendum non riconosciuto dal Consiglio Nazionale Elettorale Venezolano di ferrea fede madurista. Io ho votato per il presidente Chavez in tutte le elezioni e nell'ultima ho votato per il signor Maduro. Mi pento 1000 volte di averlo fatto.
perché sento che ha tradito tutto ciò in cui credevo. Sento che traicionò assolutamente tutto quello che io creia. 7,5 milioni di elettori veri dissero no all'instaurazione della Costituente, ma il 30 luglio ci fu ugualmente l'elezione della nuova Assemblea. Un'elezione contestata e ritenuta fraudolenta dalla stessa Smartmatic, l'azienda che forniva al governo le macchinette per il voto elettronico. Secondo il governo andarono a votare 8 milioni di persone, secondo l'opposizione non più di 2,5 milioni, vista la scarsissima affluenza ai seggi. Secondo i dati del PSUV, Partito Socialista Unito di Venezuela, Chavista, di cui siamo venuti in possesso, alle 3 del pomeriggio del 30 luglio, cioè 2 ore prima della chiusura dei seggi, avevano votato solo 1.795.144 elettori. Y aparece de la silla de un paso al frente y siga caminando entre serpientes cuya envidia no va. Intervistiamo il vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, a cui l'illegittima Assemblea Costituente ha revocato l'immunità poco dopo il nostro colloquio e che ora è rifugiato nell'ambasciata del Cile a Caracas. La strategia dell'opposizione ha dovuto cambiare. Perché la premessa fondamentale della nostra strategia era che le ingiustizie e gli ostacoli che poneva il sistema elettorale potevano essere superate se c'era molta partecipazione e ci organizzavamo per difendere il voto. Però il 15 ottobre, nelle elezioni regionali, si ruppero molte barriere di illegalità che non si erano mai rotte. E questo ci ha obbligato a ripensare la nostra strategia, perché sappiamo che adesso non possiamo sconfiggere la dittatura con questo sistema elettorale. Pertanto, il fulcro della strategia dell'opposizione, a partire da questa nuova realtà, deve essere ottenere elezioni pulite per poter uscire dalla dittatura. Conseguir elecciones limpias para poder salir de la dictadura. Andiamo a filmare una marcia di sostegno a Luis Almagro, uruguaiano, ex ministro degli esteri di Pepe Mujica e attuale segretario generale della OEA, che sta lottando strenuamente in difesa dei diritti umani in Venezuela ed ha favorito la nascita del gruppo di Lima, 11 paesi dell'America Latina più il Canada che aderiscono all'OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani, e si propongono di riportare la democrazia in Venezuela. Parla Maria Corina Machado, una leader del nuovo movimento d'opposizione Soy Venezuela, a cui aderisce anche Antonio Ledesma, il sindaco di Caracas, che è riuscito recentemente a fuggire da una detenzione arbitraria e ingiustificata che durava da oltre 1,000 giorni. Maria Corina fu aggredita nel Parlamento da deputati chavisti il 30 aprile 2013 insieme a Julio Borges, attuale presidente dell'Assemblea Nazionale. Fu poi arbitrariamente destituita da deputata e inabilitata politicamente dal Parlamento, allora a maggioranza chavista. Laureata in ingegneria industriale, ha un master in finanza, ha studiato e vissuto in Europa e Stati Uniti. Lo primero che hay que entender es lo que está en juego en este momento. La prima cosa da capire è quello che sta in gioco in questo momento, per il Venezuela e per il mondo democratico, perché non c'è solamente l'aspetto umano che ha fatto il giro del mondo con la crisi che si converte in catastrofe umanitaria. Migliaia e migliaia di venezuelani che fuggono per le frontiere semplicemente in cerca di cibo, medicine e sicurezza. C'è un'altra dimensione che si è conosciuta poco e solo ora sempre più, la violazione diffusa e sistematica dei diritti umani, la persecuzione e la censura di giornalisti e media, le torture ai prigionieri politici, gli attacchi alla proprietà privata, il disconoscimento del Parlamento, vale a dire, cioè quello che ha costituito il colpo di Stato. Però c'è una terza dimensione che bisogna capire, ed è che in Venezuela si è costituito uno Stato criminale. Le reti internazionali del crimine organizzato e la mafia hanno penetrato la struttura dello Stato, il potere esecutivo, il potere giudiziale, il potere legislativo e incluso altri settori della società, le forze armate, i mezzi di comunicazione, il settore finanziario.
Insisto su questo punto, perché non è la stessa cosa affrontare un sistema autoritario o una dittatura convenzionale che uno Stato criminale, che un narco-Stato. Che un narco-Stato. Questo è quello che oggi esiste in Venezuela. Un narco-Stato che in maniera cosciente ed intenzionale ha cercato di sottomettere la società civile, attaccando il settore produttivo per farci poveri e dipendenti dallo Stato, attaccando il settore universitario per silenziare le voci della dissidenza e del pensiero critico, attaccando i mezzi di comunicazione perché ci sia un solo pensiero, una sola verità. Solo pensamento, una sola verità. Quindi è intenzionale tutto quello che è stato prodotto, questo orrore che vive il Venezuela. Inoltre il regime conta sull'appoggio di interessi politici, geopolitici, economici, poderosi e molto scuri, che vogliono mantenere la dittatura al potere. Dai cartelli messicani, passando per la guerriglia colombiana, fino al terrorismo islamico. Tutto questo si intreccia oggi in Venezuela. Tutto questo ha delle terribili conseguenze sulle vite dei venezuelani. Ed è anche una grande minaccia per la stabilità politica e per la sicurezza dell'emisfero e, direi, della democrazia occidentale. Della democrazia occidentale. Uno pa'l cerro, ocho pa'l matón, siete pa' tu muerte porque sur es el más chingón. No dejo de cargar ni busca donde sea que yo voy porque me quieren quebrar. Soy el vato más conocido, nacido bandido, sereno te metas. Da oltre 15 anni la DEA, l'antinarcotici degli Stati Uniti, indaga sui legami tra chavismo e traffico di stupefacenti. Efran Antonio Campo Flores e Francisco Flores de Freitas, nipoti di Silvia Flores, la potentissima moglie di Maduro, sono in prigione negli Stati Uniti, arrestati ad Haiti il 10 novembre 2015, con l'accusa di importare 800 kg di cocaina in Florida, sono stati condannati il 14 dicembre del 2017 a 18 anni di prigione. Ma non è certo un caso isolato nelle alte sfere venezuelane. Il Cartel de los Soles, tra le più poderose organizzazioni del narcotraffico, si chiamerebbe così, secondo inchieste di Washington Post e New York Times, perché i militari venezuelani portano sulle mostrine i soli invece delle nostre stellette. E l'influente numero due del regime di Caracas, Diosdado Cabello, è stato in più occasioni accusato di essere addirittura il capo di questo cartel. Comunque, da quando la violazione dei diritti umani contro la protesta pacifica si è consolidata in Venezuela, Stati Uniti, Canada ed in parte anche l'Unione Europea hanno sanzionato decine di politici, militari ed alti funzionari di Caracas con l'accusa di favorire il narcotraffico e di pesanti violazioni dei diritti umani. Anche il ministro degli interni, generale Néstor Reverol, è tra i sanzionati, insieme al vicepresidente Tarek Al-Hussein, di origine siriana, accusato di traffico di armi e vincoli col terrorismo di Hezbollah, che ha consistenti basi logistiche in Venezuela. La DEA dichiara di aver sequestrato beni a lui riconducibili per circa 500 milioni di dollari. In questo siglo XXI, un ministerio alla orden dell'imperialismo per atropellare a los pueblos libres de America. Venezuela è il primo paese di transito mondiale. Il Venezuela è il primo paese al mondo per transito di cocaina. Questo non è il solo traffico che genera profitti illegali. Qui c'è anche il traffico di alimenti, il traffico di combustibile. Bisogna considerare che geopoliticamente il Venezuela ha confini internazionali con 14 stati. Il confine nord del Venezuela non è con il Mar dei Caraibi, ma con gli Stati Uniti, con cui abbiamo confini internazionali. Con la Francia, attraverso i suoi territori d'oltremare, con il Regno dei Paesi Bassi, attraverso Aruba, Bonaire e Curaçao. Con Trinidad, oltre a Brasile, Colombia e Guyana, ovvero ha una posizione geopolitica perfettamente disegnata per essere il centro dei traffici internazionali. In Venezuela le forze armate sono un mito.
tutta la gente si augura che intervengano finalmente per risolvere i problemi del paese. Ma questo non avviene mai. Ci spiega come stanno le cose all'interno delle forze armate venezuelane. Come sapere ciò che accade all'interno delle forze armate? È impossibile. I militari non rendono conto a nessuno, non rispettano l'Assemblea nazionale. Se l'Assemblea nazionale chiama a deporre il ministro della difesa, questo non si presenta perché non la riconosce come un potere autonomo. È una cassa nera, dentro cui ci sono anche cubani. Lo sappiamo perché alcuni hanno disertato e hanno denunciato la situazione. Per questo sappiamo che ci sono cubani lì dentro. Come sono distribuite le componenti all'interno delle forze armate? Oggi è stata pubblicata una denuncia sul Nuovo Herald. Dice che ci sono furti e rapine. C'è insicurezza anche all'interno del Forte Tuna. I militari venezuelani vivono in una zona fortificata, appunto, e abitano poi le zone più costose di Caracas. Una buona parte della città è occupata da loro. E qui, in Venezuela, c'è ancora un culto verso i militari. La orde. Sì. Retumba il paseo monumental de los próceres al paso férreo, vivo y enérgico de las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, altamente capacitadas, entrenadas y equipadas en revolución para cumplir operaciones y misiones no convencionales. Su fin es vencer o morir. Con una crisi economica così grave, con uno sgretolamento sociale e politico, come pensa la rivoluzione, il governo Maduro, di perpetrarsi ancora nel potere? Venezuela con la merma, la diminuzione della produzione. Il Venezuela, a causa della diminuzione della produzione petrolifera, sta cercando di generare le risorse per mantenere il potere, affinché si perpetui la rivoluzione. In questo momento stiamo assistendo ad una trasformazione del pilastro, che ha sostenuto il paese per oltre un secolo, in un altro pilastro, di forma abbastanza complessa. Il potere continua ad appoggiarsi alle forze armate, come durante il XX secolo, ma la fonte del finanziamento ha già un'altra natura. Il petrolio continua a sostenere la dittatura in Venezuela, ma una nuova fonte, maggiore di quanto avrebbe potuto rappresentare il petrolio e che potrebbe garantire la sostenibilità del progetto rivoluzionario per i prossimi 50 anni, è lo sfruttamento della ricchezza mineraria. Un settore che, a partire dal febbraio 2016, il presidente Maduro consegnò formalmente per 50 anni alle forze armate, sia per l'esplorazione che per lo sfruttamento, attraverso la compagnia anonima venezuelana di esplorazione mineraria chiamata Caminpeg. Su cosa si basa questa nuova ricchezza chiamata a finanziare la rivoluzione per i prossimi anni? Nello sfruttamento dell'arco minerario dell'Orinoco, con riserve provate per oltre 4.700 tonnellate d'oro, diamanti e coltan, che secondo alcune proiezioni potrebbero arrivare a 10.000 tonnellate. Significa trasformare il Venezuela nel secondo produttore mondiale di oro. Es decir, convertir a Venezuela en el segundo productor de oro mundial. Esa fuerza armada maneja bancos. Queste forze armate gestiscono banche, assicurazioni, gestiscono il commercio degli alimenti. I militari sono stati governatori, hanno incarichi pubblici, sono nelle istituzioni dello Stato, sono deputati. Per questo io li definisco come politici armati, aun quando io los califico como políticos armados, perché hanno sempre aspirato al potere e oggi lo hanno finalmente ottenuto. Finalmente, hoy lo tienen en Venezuela. Si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, yo llamo a la Unión Cívico-Militar a derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender. Se andate al potere, se vincete le elezioni, come pensate di affrontare la crisi economica, sociale e politica del paese?
Come prima cosa, bisogna accedere al finanziamento internazionale di banche e organismi multilaterali, incluse le aziende private, che ci permetta di avere una prima entrata di denaro per stabilizzare il paese. Questa è la base. In secondo luogo, bisogna ristrutturare e cambiare il sistema, partendo dalla proprietà privata e facendola rispettare, iniziando un processo di revisione di tutte le espropriazioni che non furono pagate, attirando gli investimenti internazionali e creando un'economia che non sia basata soltanto sulle commodities, come avviene nel nostro paese con il petrolio. Che non sia basata solamente sulle commodities, come è il caso del petrolio nel nostro paese. Es un signor tan bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer un pedido. I militari, il petrolio, l'iperinflazione, la miseria, il fallimento del progetto rivoluzionario cosiddetto del siglo XXI. Secondo il governo, l'attuale disastro dipende dalla guerra economica dichiarata dalle potenze occidentali, in primis dagli Stati Uniti, contro il Venezuela e dal calo del prezzo del petrolio. Ma in realtà la crisi era cominciata ben prima del calo del petrolio. Jorge Giordani, super ministro dell'economia di Chavez, ha in più occasioni sottolineato le colpe della cattiva gestione dell'economia da parte della rivoluzione ed ha denunciato livelli di corruzione intollerabili. Secondo lui sono spariti 300 miliardi di dollari. Non ha mai ritenuto poi che la soluzione potesse essere militarizzare l'economia. Dal 2007 in Venezuela c'è il control de cambio, vale a dire solo il governo controlla la compravendita dei dollari. C'è un tasso preferenziale a cui le agenzie dello Stato vendono i dollari alle aziende e alle società amiche, spesso costituite da militari d'alto rango o loro familiari e prestanome. Per tutti gli altri, la stragrande maggioranza, che hanno bisogno di rifornirsi all'estero, visto che il paese non produce più nulla, c'è la borsa nera, con i prezzi del dollaro esorbitanti. Tempo, tempo, eu espalhi benefícios. Tempo, 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 tempo. Se tu vuoi parlare del come vive l'italiano, vive come un venezuelano, cioè le classi più necessità, che hanno più necessità, non hanno da mangiare. È difficile trovare le medicine, ormai non puoi più viaggiare. Le ditte vivono a un limite della sopravvivenza. Noi qui come Camera di Commercio, negli ultimi anni, diciamo, la nostra parola d'ordine è: signori, per favore, non bisogna fallire. La gente si muore di fame e vendi la benzina a un bolivar il litro e vendi un quarto di litro d'acqua a 1500. Sentiamo Mario Abate, cineasta, uomo di cultura e uomo politico, vicino al partito Azione Democratica, fu uno dei principali collaboratori del penultimo presidente non militare del Venezuela, il contestato ed oggi da molti rimpianto Carlos André Pérez, il cosiddetto CAP, rimosso dall'incarico dalla Corte Suprema con l'accusa di corruzione, per la quale venne in seguito assolto. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia no la juzgo, será la historia implacable en sus veredictos la que lo hará más adelante. Prima di tutto il petrolio l'ha nazionalizzato Carlo André senza problemi. L'amministrazione è continuata come facevano gli americani, poi erano gli stessi impiegati, gli americani erano i direttivi, poi il resto erano tutti venezuelani. Si producevano 3.400.000 barili al giorno. Quando ce ne siamo andati, 1999, il prezzo del barile stava a 7 dollari e non stavamo in crisi. C'era tutto, c'erano medicine, c'era tutto, a 7 dollari. Entra mia aula, che già nostra scuola per desfilare. Vem fazer história, che già è dia di gloria, vem se
Sono centinaia le aziende piccole, medie e grandi in tutti i settori produttivi che sono state annientate. Tuttavia c'è anche chi non si arrende e insiste, come la famiglia Amadio di Valencia, che ha ricostruito la fabbrica di salumi dopo un saccheggio. È famoso il loro perro caliente, sarebbe l'hot dog. Betty Amadio è stata anche sequestrata 14 anni fa, la madre 5 anni fa. Ci parla della situazione sociale ed economica, degli abusi amministrativi, dell'assenza di legalità, dello strapotere dei collettivi armati e pagati dal governo per reprimere e spaventare, di assalti e distruzione delle aziende. E qui alla nostra azienda siamo stati vittime di saccheggio durante 3 giorni, che sono stati il 2, il 3 e 4 maggio. E in tutta la città, in tutta la strada dove siamo noi, un sacco di negozi sono stati anche derubati. Rubati, sì, perché io pensavo, almeno in quel momento, che quando entravano a un negozio per fare un saccheggio, era la gente che aveva fame e che entrava per prendere da mangiare, no? Allora, il primo giorno che abbiamo tornati qua all'impresa per vedere che aveva successo, è stato il 3 maggio al mattino alle 7, e abbiamo visto che hanno entrato, hanno portato via un sacco di mortadelle, hanno rubato dentro. Quello che non hanno potuto portare via lo hanno distrutto, lo hanno, dice così, distrutto. Andiamo al centro italo-venezuelano di Maracay, un tempo città giardino del Venezuela. Franco Sabino è un altro imprenditore italiano a cui hanno saccheggiato e di fatto sequestrato la fabbrica. Il 4 dicembre c'è una notificazione dai nostri vigili dove dei collettivi entrano nella nostra azienda dove hanno fatto il casino, nel senso che le macchine le hanno distrutte, piombo rubato, incendio nelle officine e quindi fino al giorno di adesso non è stato nessun, dal parte del governo, che non ha dato nessuna notizia per riacquistare o avere un intendimento con loro. Volevano la ditta a circostanza perché c'è un materiale che loro lo utilizzano molto, che è il piombo. Cosa fanno col piombo? Fanno le palline dei cartucci delle pistole, dei fucili. La mattina dopo andiamo a un mercatino popolare a Petare Bassa, zona povera. Questi mercatini, tollerati e controllati dal regime, sono un'ancora di salvezza per la popolazione che vi trova prodotti venduti direttamente dai contadini. Sempre carissimi, ma almeno ogni tanto si trova da mangiare. Il riso costa 25.000, lo zucchero 30.000. Mai a un chilo di carne. Sempre di più. Un chilo di carne costa 60.000 bolivares. Un chilo di pollo 40.000. La coordinatrice del mercato si lamenta molto del governo e della mancanza di alimenti, ma davanti alle telecamere tesse le lodi di Maduro e del nuovo governatore Héctor Rodríguez. Intimidita da 2 uomini armati, 2 collettivos, che sono spuntati alle nostre spalle e cercano poi di impedirci il lavoro. Al momento la situazione è un po' difficile, ma presto risolveremo tutti i problemi.
Grazie al nostro governatore Héctor Rodríguez risolveremo tutti i problemi economici che abbiamo nel paese. Che pensa delle ultime elezioni, del governo, della politica economica? È stata una truffa, una vera truffa. Non si può oscurare il sole con un dito. Questa è la situazione. Dobbiamo credere nel popolo perché torni a battersi contro il governo. Dio la benedica, signore. No, niente paura. Il popolo venezuelano è combattivo. Il popolo venezuelano è luchador. I venezuelani non si sono arresi. Il malcontento, la rabbia sono sempre palpabili. Non a caso il Parlamento europeo ha assegnato quest'anno il premio Sakharov per i diritti umani all'opposizione democratica venezuelana e in particolare all'Assemblea nazionale legittimamente eletta. Ha ritirato il premio a Strasburgo il suo presidente, Julio Borges, insieme ad Antonio Ledesma, ex prigioniero politico, riuscito a liberarsi. Ora ci sentiamo meno soli, ha dichiarato Borges, che ha chiesto l'apertura di un canale umanitario per il suo paese, ma il governo Maduro continua a rifiutare gli aiuti, ritenendoli non necessari. Il premio Sakharov onora la memoria di 157 venezolanos assassinados por la represión brutal del gobierno durante las protestas pacíficas que realizamos durante este año 2017. Il paese soffre, ma non ha perso la speranza. E appena c'è uno spiraglio di libertà, riappare la proverbiale ironia venezuelana. Lei è chavista o dell'opposizione? No, io sono neutrale. No, perché? Che lei sia chavista o dell'opposizione, qui ogni giorno è peggio. Guardi, signore, non mi mandi in televisione. Che pensa delle ultime elezioni? Loro vincono. Ogni volta che ci sono delle elezioni, loro vincono. Non perdono mai. Perché? Perché imbrogliano. Il tempo si intrampa. Se contare os dias que me faz morrer. Sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não.